Ed ora, con la nuova Remington, andiamo a fare bene la definizione delle lunghezze. Quindi, prendiamo, puliamo bene la zona. Mi vengono i brividi. Ah sì? Sì. Ok, ciò. No. Ah, mi vengono i brividi quando me la passi. Perché muove, ti fa vibrare? Non lo so. Però questa è più piacevole dell'altra. Sì? Sì. Beh, ha una rumorosità diversa, è una wireless, non c'ha i fili, le cose varie. È meno ingombrante, è anche molto più maneggevole, infatti è per le rifiniture. Si cerca di eliminare tutti quelli che si alzavano e ti facevano quell'effetto che ti dicevi un po' da pappagone. Da peluche. Ecco, da peluche. Andiamo a mettere a nudo una parte. Tu l'avevi già fatto? No. Quindi? Solo dietro la nuca quando ero ragazzina da un barbiere, però non aveva rasato poi a pelle. Davanti erano rimasti tipo cresta di gallo, molto sconvolti. Andiamo a passare bene la macchinetta per la rifinitura in modo da avere poi meno lunghezza per il passaggio della lametta. Perché non riesco a vedere bene, perché ho proprio la luce negli occhi e non vedo, che proprio la testa non la vedo. Beh, a sorpresa finale. Effetto sorpresa. Andiamo a fare un minimo di congiunzione, specialmente dietro, per avere un minimo di volume di orgoglio sulla nuca per non averla piatta, e nella zona dove si passa dallo zero alle lunghezze. Lasciati bene. Come al solito sarebbe servita un operatore, un cele, un qualcuno dal forum, ma come al solito latitano. Sarà che sarà Pasqua, quindi sono tutti intenti a mangiare uova di Pasqua, colombe, spero non capretti, perché poverini loro che c'entrano con queste feste, io le definisco pagane, però ognuno ha i suoi credo, non vado a sindacare anche qua. Ma va bene, va bene, basta che non mi ammazzate tutti i capretti, poverini. Voilà. Vediamo che abbiamo definito esattamente fin dove ci sarà il lucido. Zero totale, e dove invece le lunghezze le vogliamo mantenere in questo modo. Definiamo ancora bene per non lasciare questi spuntoni che crescendo farebbero veramente da palo della luce. Fanno l'antenna? Sì, avrai due tacchi in più sul telefonino. Prendo Capodistria. Ok.
prendi anche tele ucraina international. Puoi anche intercettare le telefonate altrui. Anche le tue? Non hanno nulla di segreto il mio telefonato. Io sono limpido, trasparente. Sì, sì. Più lenduletta. Quanti capelli bianchi? Capita una certa età. Qui adesso per un po' hai risolto il problema dei capelli bianchi, ne converranno con me anche i loro signori, che in caso di tintura, per non essere schiavi delle tinte, con una bella rasatura si praticamente risolve il problema alla radice. Com'è la sensazione? Di fresco, per ora di fresco. La vibrazione della macchinetta, questa la sensazione. No, 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 questa mi piace molto di più, è anche rilassante tra l'altro. Allora, qui ci sarà Teresa, la nostra bad woman di Art Forum, che in queste cose tutti i giorni, praticamente. Quindi bisogna fare attenzione a quello che si dice e si fa, perché abbiamo un pubblico competente e molto tecnico. Il buon Cere, che naturalmente criticherà il modo di usare il rasoio, bla bla bla, perché lui è, devo dire, bravo con il rasoio a mano libera. Ti libero dei peli che, se veramente, non so di che razza sei, ma una femmina pelosa. Ah, che bello ancora. Sì? Sì, questo mi piace. Bene. Le prime sensazioni di una pelle quasi libera da bulbi, periferi e cose varie. Sensazione particolare. Sì. Comincia a sentire delle zone, puoi anche passarti la mano volendo. E chiudiamo questa parte di video per passare alla rasatura a pelle con la Sabrina che prende contatto con la nuova realtà. E mi sa che... Ti alba. Sì. Hai l'occhietto della serie prossimamente, anche la parte lunga fa la stessa fine. Sì. Ai ai ai, abbiamo creato una fetish girl. Yeah. Però poi non li tocchiamo più. Cioè, dopo che rasarli, c'è? Dopo che? Averli rasati. E poi cioè, ti tolgo il cuoio capelluto, lo moicano? No, nel senso che poi per un bel po' non li tocchiamo. Così si dice sempre normalmente, ma provato il piacere diventa difficile. A dopo. Bye bye.